Salve agli amici di Dedalo, oggi parliamo di sport e più precisamente di calcio e parliamo della AST Città di Enna, il cui presidente, lo vedete insieme a me, è Enzo Gripaudo. Allora Enzo, vogliamo presentare questa squadra a chi ci sta vedendo, iniziando qual è la storia, come nasce questa squadra? Sì, diciamo la SD Città di Enna nasce nel 2000. Io sono a capo di questa società da 3 anni, grazie ai primi miei colleghi che mi hanno preceduto che l'hanno fondata. Anch'io sono stato uno dei soci fondatori della società. E oggi diciamo sono a capo di questa società e sono ben felice di esserlo. È una società che nasce con uno scopo ben preciso, quello di dare lo sfogo al calcio prevalentemente giovanile, quindi di conseguenza la nostra attività è prevalentemente giovanile, quindi andiamo a unire nelle nostre file i ragazzini che vanno dai 5 anni fino ai 16 anni con la categoria allievi. Abbiamo avuto anche altre esperienze in passato di categoria superiore, abbiamo avuto un'esperienza di terza categoria 3 anni fa e un altro anno di juniores. E proprio a proposito della terza categoria abbiamo ripreso quest'anno, ecco appunto perché sì, quest'anno c'è la partecipazione sì, al campionato. Abbiamo ripreso un progetto che era stato diciamo un po' fermato qualche anno fa, che avevamo iniziato purtroppo per problemi che si sa, purtroppo la crisi è quella che è e quindi in qualsiasi settore diciamo si sente, però a maggior ragione il settore dello sport diventa ancora più traumatico e quindi per problemi economici siamo stati costretti a interrompere questo progetto, però oggi proprio con l'impegno di tante persone che proprio si affiancano a noi a titolo completamente gratuito, si stanno mettendo in discussione anche loro per credere in una possibilità di far crescere veramente il calcio a Enna in un certo modo, proprio a livello di... Anche perché voi svolgete una funzione anche pedagogica, anche sociale, perché è una grande scuola di calcio. Sicuramente abbiamo noi una scuola calcio che con tecnici molto molto validi che fino a questo momento hanno dato i loro frutti. Diciamo noi tra le nostre file abbiamo persone che di calcio ne hanno masticato e continuano a masticarne tanto. Uno per tutti che è il nostro direttore sportivo, diciamo direttore generale, direttore sportivo è Aldo De Maria, che penso che è molto conosciuto nell'ambiente calcistico ennese e non solo ennese come provincia ma anche a livello regionale con i suoi trascorsi da campione come è stato. Quindi anche il suo fratello Giuseppe è tra le nostre file e quindi diciamo ci siamo sempre circondati da persone che sono molto molto valide e sono entrate all'interno del calcio, però ancora di più stiamo cercando di portare avanti questo progetto portando a noi diciamo tante persone che sono valide. A proposito di questo sono orgoglioso di annunciare che anche quest'anno abbiamo tra le nostre file due personaggi che veramente uno già è stato l'anno scorso un nostro diciamo punto di forza, che è stato il signor Marco Tamurella di Piazza Armerina, che ha avuto il compito di portare avanti una squadra giovanissimi di categoria regionale con un successo strepitoso. Ma diciamo a lui quest'anno abbiamo affiancato dando la possibilità sull'altra categoria il signor Renzo Amore, che anche lui diciamo che di pallone
ne sa qualche cosa, e quindi l'abbiamo coinvolto, prima l'avevamo coinvolto come genitore, ma ora l'abbiamo coinvolto proprio come tecnico della categoria giovanissimi regionale, che quest'anno guiderà per la prima volta. E lui un po' si era distaccato dall'ambiente calcistico per problemi vari a livello personale, però siamo stati molto convincenti a portarlo su questa, diciamo, sulla nostra strada da percorrere assieme. Lui l'ha intrapreso con molto molto entusiasmo e quindi ha iniziato un lavoro già da quasi 15 giorni, abbiamo iniziato i lavori di preparazione sia la categoria giovanissima che la categoria allievi, e vedo che il suo lavoro lo fa, ma lo fa veramente con molta molta passione, veramente. Il calcio a certi livelli ad Enna è finito ormai da qualche anno, però il calcio è lo sport che appassiona di più, che tira di più, che attrae di più. Secondo lei quale sarà il futuro del calcio ad Enna? Parlare di futuro del calcio ennese diventa difficile, francamente diventa difficile, perché visto i trascorsi che ci sono stati non è facile poter riprendere e ripetere diciamo tutto quello che è stato il calcio a Enna. Diciamo che noi non vogliamo sostituirci a nessuno, vogliamo cercare di dare quel movimento corretto ed esaustivo a livello giovanile, proprio per le esigenze che ci sono nel settore. E quindi proprio in merito a questo abbiamo fatto quest'anno abbiamo intrapreso nuovamente il progetto della terza categoria, proprio partendo dal gradino più basso della categoria dei campionati federali, proprio perché c'è una fame di calcio, e quindi di conseguenza vogliamo cercare di portare questo calcio a livelli prevalentemente dilettantistico e molto e prevalentemente anche a livello di divertimento a Enna. Abbiamo anche un'altra consorella che si sta dando da fare con buoni risultati del calcio ennese, ed è la Trinacria, che l'anno scorso ha avuto la partecipazione al campionato di terza categoria, vincendo adeguatamente e meritatamente ai playoff, e quest'anno inizia anche lei il campionato di seconda categoria per la prima volta, e si cementa con una bella squadra. Tra l'altro proprio mi fa onore pensare che tra le file della Trinacria che affronteranno il campionato di seconda categoria ci sono 10-12 ragazze che hanno fatto parte della mia società, e quindi significa che abbiamo lavorato bene anche per dare la possibilità anche agli altri di crescere. Bene, allora grazie a Enzo Grippaudo, presidente della SD Città di Enna, in bocca al lupo e tanti successi. Grazie, crepi il lupo, ma la cosa principale è quella di dare uno sfogo, uno sbocco a tanti ragazzi che hanno necessità veramente di dare sfogo, diciamo, ai loro istinti sportivi, e cercare di toglierli soprattutto da una strada che diventa sempre dalle devianze, dalle devianze, e soprattutto anche dal non fare niente, perché oggi purtroppo sono molto pigri, e mentre ai tempi miei, quando si doveva andare a giocare, eravamo molto molto lieti e facevamo di tutto per farlo, e tu mi pare che ne sai qualche cosa, caro Massimo. E oggi dobbiamo andarli a pregare, perché è come se fanno loro un piacere a noi per poter venire a giocare. Speriamo bene, speriamo di essere sulla buona strada. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie.